dell'acciaio ne parleremo più tardi, cominciamo a capire come si coordina un cantiere quando si costruisce con queste nuove tecnologie e materiali, diciamo, innovativi, ma tra virgolette, perché proprio non sono così innovativi, sono comunque esistono da sempre. Però ovviamente capite che un cantiere che ha una durata di un anno e mezzo tradizionale non è mai uguale al cantiere che si costruisce in legno o in acciaio per un montaggio che dura 15 giorni, un mese. Ne parliamo, tanto così se io continuo a chiacchierare voi prendete posto, se no mi tocca aspettare altri 10 minuti. Ne parliamo con l'architetto Ferdinando Vittoria. Buongiorno a tutti. Ascoltavo i miei colleghi, ci sono due spunti ulteriori in merito alla sostenibilità. Uno sul triplo zero, non ci aggiungerei un altro, sono diventati quattro questi zeri. Aggiungiamo anche lo zero degli infortuni, cioè la sostenibilità, e andiamo a valutare, credo, anche necessariamente sul costo umano di qualsiasi costruzione, sia in legno che fabbricata o in tradizionale. E questo è un pochino lo scopo dell'intervento di oggi, che per forza di cose sarà un intervento molto generale e abbastanza limitato. Un intervento che prenderà tra l'altro spunto da un evento che c'è stato lo scorso anno, il Solar Decathlon a Versailles. Non so se conoscete questa manifestazione. In realtà il Solar Decathlon è un pochino il campionato del mondo dell'edilizia in legno prefabbricata e sostenibile, ed è un campionato del mondo dove si cimentano molti paesi. L'Italia ha partecipato con la facoltà di architettura di Roma 3, che ha realizzato un modello in legno prodotto industrialmente da Rupner, e con la collaborazione sia in loco che ovviamente preliminare del CERN-GTP, che ha curato sia la formazione dei futuri montatori, perché oltre ovviamente alle squadre fornite da Rupner, il montaggio è stato eseguito da un congruo numero di studenti della facoltà di architettura, e ovviamente la competizione riguarda proprio questo, quindi la realizzazione di un edificio sostenibile in un determinato lasso di tempo. Decathlon perché sono 10 gli elementi che forniranno poi il punteggio che porterà al vincitore del Solar Decathlon, e quest'anno il vincitore è stata l'Italia, e quindi questa sinergia ha avuto efficacia. E vedrete più avanti che uno degli aspetti che vengono presi in considerazione del Solar Decathlon è anche la sicurezza, ovvero all'interno di questo spazio dove vengono realizzati tutti gli edifici, ogni soggetto ha a disposizione un'area, giornalmente, anzi più volte al giorno, vengono eseguiti i sopralluoghi da parte ovviamente dell'equipe del Solar Decathlon, che vanno a verificare appunto la rispondenza ad uno dei 10 punti del Solar Decathlon, in cui c'è la sicurezza sul lavoro. E vedremo poi qualcosa di curioso che è accaduto proprio con il prototipo italiano con le immagini. Parto da qualcosa di molto semplice, prendo spunto anche da un qualcos'altro che è stato detto prima di me. Prefabbricazione significa durata limitata dei tempi di costruzione, e questo è sicuramente un vantaggio per la sicurezza, perché poter realizzare un'opera, il Solar Decathlon avevano a disposizione i ragazzi 30 giorni. Chi mi ha preceduto ha parlato di, per la prefabbricazione spinta, di tempi dell'ordine appunto dei 30 giorni, ovviamente per edifici monofamiliari. Tra l'altro l'opera del Solar Decathlon era, vedrete poi, un edificio monofamiliare, ma era una struttura modulare concepita poi per realizzare anche edifici plurifamiliari, quindi era un modulo che poi poteva essere assemblato anche in edifici plurifamiliari. Quindi la programmazione in questo senso diventa un vantaggio, perché quando parliamo di sicurezza sul lavoro, perlomeno quando dovremmo parlare di sicurezza sul lavoro,
la programmazione è alla base di qualsiasi intervento di sicurezza. Non so quanti di voi operano professionalmente nel campo dell'edilizia, quanti di voi sono professionisti che svolgono il ruolo di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera, ma uno degli aspetti fondamentali della progettazione della sicurezza è proprio la pianificazione a livello progettuale, in sinergia con il progettista, un aspetto che è spesso totalmente trascurato nei edifici tradizionali e che invece nel prefabbricato assume e può assumere sicuramente una valenza fondamentale, proprio perché la progettazione è molto più spinta ovviamente nella prefabbricazione di quella dell'edilizia tradizionale. È ovvio che individuare già in fase progettuale quali saranno i sistemi da adottare per poter realizzare l'edificio di sicurezza è fondamentalmente un compito di chi poi si occuperà di redigere il cosiddetto piano di sicurezza e coordinamento o di andare poi a verificare sul cantiere, ma è anche un compito che la legge affida al progettista. Spesso ci dimentichiamo che queste indicazioni che spesso vengono date non sono solo indicazioni di buon senso, perché credo che il buon senso non fatichi molto a comprendere che magari di sicurezza significa magari di progetto della sicurezza. La sicurezza non è un addendum, non è un qualcosa che noi possiamo aggiungere successivamente all'opera che è stata realizzata, anche perché vedremo poco più avanti che la norma stessa ci impone di pensare alla sicurezza anche ad opera già eseguita, cioè quando in realtà ci dobbiamo occupare della manutenzione di quell'opera, la norma, quando parlo di norma, parlo del ormai famoso, famigerato per qualcuno, testo unico del decreto legislativo 81 del 08 del 2008, che richiede ovviamente al committente e a chi si occupa di progettare la sicurezza di quell'opera di prendere in considerazione anche gli interventi futuri, gli interventi manutentivi. C'è una carenza praticamente assoluta nel nostro paese in merito all'individuazione di quelle misure che poi rendano facilmente realizzabili in sicurezza degli interventi di manutenzione sull'opera. Lo stesso testo unico che chiama l'articolo 22 dà un obbligo ben preciso al progettista. Il progettista ha l'obbligo di individuare, di rispettare egli stesso i principi generali in materia di sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche. L'Unione Europea ha qualche anno fa individuato in circa il 40% il numero di infortuni sul lavoro che potrebbero essere eliminati o ridotte da diverse scelte progettuali. Cioè tutto ciò che il progettista individua nel momento di una qualsiasi scelta progettuale, materiali, elementi costruttivi, progetto dell'opera, influenza la realizzazione dell'opera. Tutto ciò che abbiamo progettato andrà realizzato, il progettista dovrebbe favorire la realizzazione in sicurezza dell'opera, non spesso ostacolare con delle scelte astruse o comunque non giustificabili alcuni elementi che vengono predisposti nell'opera. Non a caso il legislatore italiano richiede che colui che si occupa di progettare la sicurezza, in fase di progettazione, venga nominato nello stesso momento in cui si nomina il progettista, e questo spesso molti committenti se lo dimenticano. C'è poi un documento ulteriore che deve essere redatto e che si chiama fascicolo dell'opera, un documento che andrà ad esaminare e a prendere in considerazione tutti gli interventi manutentivi che dovranno essere redatti, che dovranno essere eseguiti per quell'opera. E il legislatore chiede ovviamente a chi redige questo documento di individuare non solo quali saranno gli interventi manutentivi necessari, ma anche individuare quali saranno le misure di sicurezza da adottare. E quando il legislatore ci parla di queste misure e distingue due tipologie, ci parla di misure preventive e protettive in dotazione all'opera. Le misure protettive in dotazione all'opera sono quelle misure, questa è la definizione che dà il testo unico, già incorporate all'opera. Quindi quelle misure già considerate in fase progettuale dal progettista, che le ha incorporate nell'opera al fine di consentire che la manutenzione si voglia in sicurezza. Possiamo fare esempi banalissimi: è un piccolo edificio
una copertura falda rivestita di tegole, due piani d'altezza, come facciamo a sostituire una tegola in sicurezza? Come facciamo a fare una verifica manutentiva su un tetto a falda che si trova a 6 metri da terra? Come abbiamo accesso a quel luogo in sicurezza? È qualcosa che i progettisti spesso si dimenticano, non prendono in considerazione, sebbene non solo il buon senso lo richieda, ma ci venga richiesto dalla norma. È ovvio che per quello che riguarda gli edifici prefabbricati abbiamo detto ci sono una serie di vantaggi, quindi la prefabbricazione, in particolare la prefabbricazione in legno, porta sicuramente una serie di vantaggi anche sotto il profilo della sicurezza. Prima abbiamo detto la durata inferiore dei tempi di costruzione, ovviamente diminuendo i tempi di costruzione diminuisce il tempo di realizzazione dell'opera e spesso nella prefabbricazione, più la prefabbricazione è spinta e più in realtà ci troviamo di fronte non tanto a una costruzione dell'opera ma quasi a un montaggio, abbiamo visto il collega che mi ha preceduto, di elementi già realizzati industrialmente ovviamente dal prefabbricatore che fanno solo poi montaggi. Questo è l'esempio che poi vedremo nel zona greca, dove l'edificio andava in realtà solo per gran parte assemblato. Il peso inferiore degli elementi, parliamo di elementi in legno, quindi la movimentazione diventa più semplice e i rischi connessi a quella movimentazione ovviamente diminuiscono. Il montaggio degli impianti, il montaggio dei cappotti isolanti, un sistema più semplice che abbiamo visto nell'intervento che mi precedeva e che non richiede in realtà quelle strane operazioni che spesso facciamo quando realizziamo gli edifici in cemento armato, cioè noi prima realizziamo l'edificio e poi ne demoliamo una parte per realizzare gli impianti, quindi noi facciamo una bella parete e poi facciamo delle tracce andando a demolire quello che già abbiamo realizzato per farci passare al loro interno gli impianti. Gli attrezzi utilizzati sono sicuramente attrezzature diverse e più leggera e la totale mancanza insomma di opere in cemento armato. Le opere in cemento armato sono sicuramente un elemento portatore di una serie di rischi non indifferenti all'interno delle opere edili. Però da un certo punto di vista il cantiere dell'edilizia prefabbricata presenta degli elementi che lo rendono completamente diverso dal cantiere tradizionale. Nell'intervento che io farò in merito alla sicurezza della realizzazione di queste opere, ho preso in esame solo tre aspetti, dato ovviamente la limitatezza del tempo ovviamente che abbiamo a disposizione, che riguardano dal punto di vista proprio tecnico della sicurezza la movimentazione degli elementi prefabbricati, le attrezzature che vanno utilizzate e che vanno a coadiuvare i soggetti che eseguono questo montaggio e i sistemi anticaduta. E qui mi riallaccio un attimo a quello che avevo detto all'inizio del mio intervento. Sistemi anticaduta e non solo protezioni collettive. Credo che molti di voi sappiano in realtà che il legislatore italiano ha dato sempre la precedenza quando si interviene nella protezione di rischio caduto dall'alto alla protezione collettiva, e questo era accaduto in realtà anche al Zona Decathlon a Parigi. E invece è stata fatta dal punto di vista della sicurezza una scelta particolare per il montaggio ovviamente della costruzione realizzata dall'Italia, cioè quello di utilizzare una serie di protezioni collettive, in particolare dei piantartelli, ma di utilizzare anche una serie di sistemi di protezione individuali durante il montaggio ovviamente delle parti in quota dell'edificio. E l'organizzazione del Zona Decathlon è rimasta un pochino spiazzata. Perché? Perché tutti gli altri utilizzavano i ponteggi e quindi ha fatto una sorta di opposizione all'utilizzo di sistemi di protezione individuale e ha richiesto in ogni caso alla squadra italiana di giustificare ovviamente con un loro report la scelta dell'individuazione di questi sistemi. La cosa è stata fatta e chiamo giustificazioni, in realtà non sono giustificazioni, sono scelte progettuali, perché quei sistemi venivano in realtà predisposti per essere poi utilizzati anche successivamente nella manutenzione dell'opera. E la scelta è stata vincente perché la commissione giudicatrice del Zona Decathlon ha ritenuto in realtà che le cosiddette giustificazioni
ovviamente portate dal team italiano fossero sicuramente corrette, quindi ha consentito unica nazione praticamente all'interno della zona Decathlon la parziale sostituzione di alcuni sistemi di protezione collettiva con un sistema di protezione individuale. Movimentazione. È ovvio che la movimentazione è un aspetto fondamentale della realizzazione di un'opera prefabbricata, richiede ovviamente una serie di attrezzature meccaniche, autogru, braccio di isolamento, eccetera, e una serie di accessori per provvedere alla movimentazione in sicurezza, ribadisco, di tutte queste attrezzature. In merito agli accessori di sollevamento, due parole. Cosa sono gli accessori di sollevamento? Gli accessori di sollevamento sono quelle cose che noi andiamo ad interporre in realtà tra il gancio che solleva il nostro carico e il nostro carico. È molto difficile in realtà poter agganciare direttamente questo elemento a un carico da sollevare, spesso interponiamo ovviamente delle attrezzature, delle pugni d'acciaio, delle catene, delle imbragature tessili. Gli accessori di isolamento sono regolamentati dal legislatore in modo molto stretto, ovvero tutti gli accessori di isolamento devono comunque essere prodotti industrialmente ed essere predisposti per tale scopo. Spesso ci troviamo nei nostri cantieri che alcuni isolamenti vengano realizzati interponendo diciamo attrezzature artigianali, ceste realizzate in cantiere. Di voi non ha visto movimentare i ferri della riarmatura del cemento armato confezionati in modi più strani anche dai soggetti che poi li forniscono alle imprese. In realtà tutto ciò che deve essere utilizzato deve essere prodotto industrialmente per fare scopo e deve essere munito di marchio CE, anche perché la garanzia ovviamente della resistenza di questo elemento deve essere garantita dal produttore e deve essere chiaramente poi indicata sull'elemento stesso. Per quello che riguarda la movimentazione eseguita al Solar Decathlon del nostro edificio, sono stati utilizzati tutta una serie di attrezzature, ovviamente immaginate prima, alcune richieste appositamente, questo è un bilancino che vedete, trasporta forse la parte più pesante di quella struttura, perché in realtà per guadagnare un pochino sui tempi di realizzazione, quella che voi vedete è in realtà la parte tecnologica della casa, cioè in quel modulo che era già completamente prefabbricato c'era tutta la struttura tecnologica, quindi il bagno, la cucina e tutti gli altri elementi tecnologici dell'edificio. Il bilancino viene utilizzato per mantenere il carico in posizione verticale, le pugni agganciate al bilancino mantengono la loro verticalità e quindi consentono di sfruttare al 100% la portanza della pugna che ogni volta che andiamo ad inclinare ovviamente perde percentualmente nella sua capacità di carico. Questi elementi non possono essere autocostruiti, devono essere elementi predisposti già dal produttore, scelti in funzione ovviamente delle loro capacità di carico e del carico che andiamo a sollevare. Quando non è possibile utilizzare dei sistemi di aggancio, il sistema di aggancio deve essere predisposto a livello progettuale. Vedete, questa è una parte delle cabriate del tetto che sono state montate, vedete che i punti di imbragatura sono già individuati, quei confari, un confare ovviamente tecnicamente compatibile, già predisposto sulla struttura in fase di realizzazione della cabriata e che permette già, prevedendolo progettualmente, il sollevamento semplicissimo della struttura. L'assenza di questi elementi avrebbe portato a una necessità di imbragare queste strutture che hanno una forma particolare, quindi un diverso tipo di imbragatura andrebbe anche ad inficiare la stabilità di queste strutture, mentre prevedere già a monte tutto ciò che è necessario, quindi sono elementi che poi possono essere ovviamente sganciati, smontati e non lasciati sulla struttura. Questa scelta progettuale ha consentito di facilitare enormemente gli spostamenti di questi elementi che, per le loro dimensioni, richiedono non soltanto un punto d'aggancio sicuro, ma anche, vedete, alcuni punti di aggancio supplementari, quello che vedete all'estrema sinistra, dove poter agganciare delle funi guida per consentire, ovviamente, la movimentazione a distanza di sicurezza da parte degli operatori a terra, che andavano a guidare ovviamente il posizionamento di questa struttura e che vengono evidenziati poi anche
in quest'altro tipo di operazione. Ancora uno di questi elementi, i soggetti che ovviamente vedete esposti in quota non sono soggetti che si trovano esposti al periodo che dura l'altro, più avanti vedremo cos'era stato previsto in realtà per il montaggio di questa struttura. Sono soggetti muniti di imparatori di sicurezza che operano sicuramente protetti contro il periodo che dura l'altro. I sistemi di protezione collettiva. Abbiamo detto, ho accennato l'utilizzo dei rabattelli, in realtà lì si sono utilizzate anche le scale. Parliamo di una struttura di altezza limitata, era soltanto un piano, quindi diciamo il punto più alto in cui dovevano avere accesso i lavoratori era intorno ai 5 metri. Cosa dice la normativa italiana in merito alle scale? Perché spesso ci troviamo nei nostri cantieri, anche in cantieri tradizionali, in cui le imprese utilizzano in realtà la scala come luogo di lavoro. Il legislatore dice una cosa semplicissima e credo che ove questa cosa non fosse scritta al legislatore sarebbe facilmente intuibile anche valutando i rischi. Io apro una piccolissima parentesi, purtroppo la sicurezza è un po' la mia deformazione professionale. La piccola parentesi riguarda la valutazione del rischio, cioè la valutazione del rischio è diventata norma nell'anno 1994, cioè diventata norma significa che il legislatore lo gira obbligatoriamente, ma la valutazione del rischio è un processo mentale, non è un qualcosa che ovviamente è stato individuato dal legislatore, è un processo mentale che tutti noi dobbiamo mettere in atto quando parliamo di sicurezza sul lavoro. La prima valutazione del rischio credo ce l'ha fatta nostra mamma quando ci ha insegnato come attraversare la strada senza essere investita in automobili. Valutare il rischio significa prendere in esame tutti i pericoli connessi a una determinata attività e cercare di evitare che quei pericoli si trasformino in rischio. Il pericolo è qualcosa che esiste sempre, il rischio è quando quel pericolo che esiste sempre, il pericolo di essere investiti esiste per il solo fatto che esistono gli autoveicoli e le strade delle grazie agli autoveicoli e per il fatto che noi qualcosa dobbiamo attraversare. Evitare che quel pericolo immanente si trasformi nel rischio di essere investito, cioè che quella diventi una probabilità reale, è la valutazione del rischio. E non a caso mamma ci disse la prima cosa, stai attento, che sembra una cosa banalissima, ma è una cosa fondamentale. E poi ci diede tutta un'altra serie di misure di sicurezza. Ci disse, sbagliando, guarda a sinistra e poi a destra, anzi guarda a destra e poi a sinistra, avrebbe dovuto dire guarda a sinistra e poi a destra, perché in realtà la mamma forse pensava di essere in Inghilterra mentre eravamo in Italia, e ci ha detto di utilizzare le strisce pedonali. Ai miei tempi non mi ha detto di utilizzare il semaforo, non c'erano i semafori pedonali, oggi esistono anche i semafori pedonali. Ci sono alcune strade che non si possono attraversare, le autostrade non si attraversano, ci si passa sopra, non ci si passa sopra. È un esempio banalissimo di valutazione del rischio. La valutazione del rischio è un processo che il legislatore ha reso obbligatorio. Allora, compito di chi si occupa di sicurezza sia in fase progettuale che in fase di esecuzione dell'opera è quello di individuare i pericoli e evitare che si possa trasformare in rischio. In quale modo? Nel modo più sicuro che richiede la norma o altre tecnologie che possono mettere a disposizione. Non esistono le leggi che ci impongono delle cose. Il testo unico ci dice che i parapetti devono essere robusti, che le misure contro l'aereo da lato devono essere adeguate, non ci dice come, ci dice vanno protetti. Il metodo che dobbiamo ricercare è una nostra valutazione del rischio. Quando qualcuno, io vedo chi si occupa di sicurezza, si sarà sentito dire prima o poi dal preposto di cantiere, da qualche lavoratore a cui contesta e cui richiede misure di sicurezza, chiede ma tutte queste cose che lei ci sta dicendo non stanno scritte, tendendo a dire cioè, qual è la legge, qual è la norma, mi dica l'articolo di legge che me le obbliga a fare, da nessuna parte stanno scritte su un documento che si chiama appunto che si chiama piano di sicurezza, è la mia valutazione del rischio che non è legata se non per i principi alla normativa, scusate, chiudo la parentesi. Quindi pensare di poter operare su una scala dove non abbiamo la possibilità di poggiare le nostre mani da nessuna parte, dove il nostro piano d'appoggio è un piccolissimo gradino di pochi centimetri,
oltre a quello che ci dice la norma, credo sia abbastanza complicato. La norma ci dice che la puoi utilizzare se c'è un limitato livello di rischio e una breve durata di impiego. Quindi la scala non è un luogo di lavoro, la scala è un luogo dove possiamo eseguire alcune operazioni se il rischio è molto piccolo e se il tempo è molto poco. Non perché se il lavoro dura poco rischiamo meno, perché non è vero, ma perché se il lavoro che io devo fare dura molto poco, se io devo sostituire una lampadina qui dentro, chiedermi di usare il grattatello richiede più tempo e più rischi per montare il grattatello che per sostituire quella lampadina con la scala. Quindi il legislatore ci dice: se fai qualcosa che dura poco e che presenta un rischio basso perché devo sostituire la lampadina, allora puoi utilizzare la scala. Queste sono le scale che più o meno conosciamo tutti, no? O più o meno le prime tre sicuramente le conosciamo. Recentemente, da qualche anno, è stata normata a livello tecnico, la norma unità di riferimento è stata emanata nel 2013. Ci sono quelle che chiamavamo tutti scale a castello, ma che poi in realtà il normatore tecnico l'ha chiamato in modo diverso, che sono una combinazione, in realtà, tra la scala e un'opera collettiva di protezione, e che sono state in realtà utilizzate anche per la realizzazione del solar decathlon. I riferimenti tecnici sono molto più importanti dei riferimenti normativi. Il riferimento tecnico è quel riferimento che utilizza il produttore dell'attrezzatura al fine di garantire il rispetto della normativa. Il legislatore stabilisce che la scala deve essere realizzata con materiali robusti. Se leggete il testo unico, c'è scritto le scale vanno realizzate con materiali robusti, devono avere adeguata resistenza. Il problema è capire qual è l'adeguata resistenza e che significa robusto. Se esiste una norma tecnica di riferimento, lo stesso legislatore, vedete cosa ci dice o tu produttore individui da solo quali sono i riferimenti per realizzare una scala robusta, oppure utilizzi una norma tecnica a disposizione. Se quella norma tecnica esiste, tu hai la presunzione di conformità alla legge di ciò che stai realizzando. Per quelle scale, la norma tecnica, le scale tradizionali, quindi la scala portatile, la norma tecnica esiste, la UIN 131, parte prima e seconda. Questo significa, e vale anche nella nostra vita professionale, che se diamo una consulenza a un'impresa, dire anche a quell'impresa di comprare magari una scala dove c'è scritto UIN 131 è sicuramente più sicuro, scusate il bisticcio di parole, che comprare una scala dove quell'indicazione non c'è, perché quella scala è in un certo modo certificata da una norma tecnica che quel produttore deve rispettare. La norma tecnica di riferimento esiste anche per le scale auto a castello, che in realtà hanno un nome un pochino più complicato, scale mobili con piattaforma. È una norma molto recente tecnica, perché è una norma del 2013, è stata emanata negli ultimi mesi del 2013, quindi nel 2014 poi è stata diciamo, applicata in realtà per la prima volta nel nostro paese, e prevede una scala diciamo, con un utilizzo diverso, una scala che è un pochino un ibrido tra un qualcosa che non potevamo utilizzare è un'opera di protezione collettiva, quindi è una scala che è munita in realtà di un vero piccolo piano di lavoro, di un piccolo parapetto, e che quindi permette, vedete che è anche regolabile in altezza, perché vedete che la dimensione della scala può essere variata anche per la sua altezza, ed essere utilizzata in sicurezza con l'operatore ovviamente posizionato sul piccolo piano per eseguire tutta una serie di operazioni. Quello che vedete alle spalle della scala è proprio l'edificio che è stato realizzato della Solar Decathlon dalla squadra italiana. E queste scale sono state previste già originariamente in fase progettuale, si è individuata la compatibilità con una serie di operazioni di montaggio e l'utilizzo di queste scale, ovviamente per altezze compatibili con la dimensione della scala, e che poi per altezze maggiori sono state sostituite invece dai grattatelli. Questo è curioso invece, perché questo in realtà non era stato previsto dalla squadra italiana. Vedete che c'è scritto Gazelle, Gazelle c'è scritto in francese. Qual è la cosa curiosa? È che la sicurezza lì in Francia, in realtà, il solar decathlon era così spinta che non veniva permesso nemmeno di utilizzare
piccole scale a due gradini e sono state fornite al posto di quelle piccolissime scale che la gazzella, si chiama gazzella forse per la sua piccola dimensione, alta in realtà almeno di 50 centimetri, ed è una delle attrezzature che sono state fornite al Solar Decathlon per interdire completamente l'utilizzo delle scale a pioli tradizionali. Vedete che in realtà è molto curiosa, perché immagino portare una struttura del genere in un cantiere italiano, dove in realtà i lavoratori, senza dire di 50 centimetri, solitamente magari usano tre blocchetti di tufo e nemmeno la scaletta a pioli, no? Però è curioso perché ovviamente è molto spinta, ed è chiaro che chiamano le manifestazioni internazionali la verifica della sicurezza, però questa è sicuramente qualcosa di curioso. Un altro elemento che è stato individuato già in fase progettuale e che ha consentito gran parte degli interventi è stato il cosiddetto trabattello, definito dalla normativa in realtà come ponte su ruote. Non voglio annoiarvi molto con la legislazione, però anche i trabattelli non esistono un solo tipo. Prima ci sono i trabattelli tradizionali che il legislatore considera, per i quali il legislatore considera necessario l'ancoraggio, e poi esistono dei trabattelli che, guarda caso, anche qui fanno riferimento a una norma tecnica specifica. Questa norma tecnica specifica è la UNIEN 10.04. Qual è il vantaggio dei trabattelli costruiti nel rispetto di questa norma? Che non necessitano in realtà di ancoraggio per altezze considerevoli. La norma dice 8 metri in esterno e 12 metri invece usati all'interno, o perlomeno la norma italiana dice questo, in realtà la norma tecnica dice 8 metri in presenza di vento, 12 metri in assenza di vento, per avere la certezza dell'assenza di vento, perché dobbiamo mettere all'interno di un edificio, anche se poi non è detto che ci sia assenza di vento anche all'interno degli edifici. Questi trabattelli sono stati utilizzati per tutta una serie di operazioni all'interno ovviamente del montaggio dell'edificio del Solar Decathlon, presentano rispetto al trabattello tradizionale delle caratteristiche sicuramente che lo vanno a diversificare, in particolare vedete la presenza di quegli elementi esterni, di quei elementi stabilizzatori, quelle sorte di barre che vengono montate all'esterno e che sono proprio il motivo per cui la norma tecnica prevede che queste attrezzature possano poi essere utilizzate senza avere la necessità di essere ancorati. Sono stati utilizzati per l'esecuzione di tutta una serie di operazioni lungo ovviamente il perimetro della facciata, e vedete che ovviamente per altezze sicuramente non compatibili con le scale che abbiamo visto precedentemente. C'è una serie di immagini ovviamente che stanno così a visualizzare l'uso che è stato fatto di questi elementi all'interno del montaggio di quest'opera. E da qui, come da prima, si intravede che in realtà poi su questo, sulla sommità, sulla copertura di quest'opera, sembrerebbe esserci qualcuno, no? Che cammina agevolmente, ovviamente munito di un imbarazzo di sicurezza. Ancora un'immagine che ci fa vedere qual è stato l'utilizzo di questa attrezzatura. E ultimo elemento, il DP anticaduta. Quando noi immaginiamo un DP anticaduta, di solito utilizziamo sempre questo termine, diciamo che sono DP anticaduta, arresto della caduta, anticaduta, c'è cioè una differenza, sì, anticaduta credo significhi io non posso cadere, arresto della caduta significa se cadi spero che ti fermi prima di raggiungere il suolo, perché poi spesso non è così, spesso si dimentica in realtà di calcolare tutto quello spazio che poi il lavoratore va a percorrere durante la caduta e si schianta il suolo prima che in realtà il sistema intervenga. Perché questa distinzione? E perché poi è stato anche l'elemento vincente nel Solar Decathlon nel giustificare le scelte che erano state fatte dal punto di vista della sicurezza? Perché se io individuo un sistema che in realtà mi permette di utilizzare una protezione individuale, ma opera come se io mi trovassi in presenza di una protezione collettiva, cioè mi impedisce di cadere verso l'interno, io in realtà sono molto vicino alle prestazioni di un sistema di protezione collettiva utilizzando invece dei dispositivi di protezione individuale. Cioè il sistema anticaduta impedisce fisicamente al lavoratore di cadere. Perché impedisce fisicamente al lavoratore di cadere? Vedremo poi che in realtà utilizzare questo sistema immaginando e progettando, questo è importante dall'aspetto fondamentale,
ambientale che poi andrà, è il senso di tutto quello che ci stiamo dicendo, in particolare su un edificio che va pigliato, cioè dove già a livello progettuale io posso individuare non solo i punti di ancoraggio, come abbiamo messo prima, per esempio, necessari al sollevamento dei pavimenti, ma anche i punti di ancoraggio necessari a garantire che gli operatori che si trovano a lavorare in quota vengano protetti dal rischio dall'alto. E se faccio un passo ulteriore e magari mi sforzo di pensare a qualcosa di più, quei punti di ancoraggio possono anche diventare i punti che io utilizzerò successivamente per la manutenzione, perché alcuni di questi elementi posso lasciare in opera e quindi andare a utilizzare con i successivi interventi manutentivi. Ovviamente richiedono che gli utilizzatori siano muniti di un imparatore di sicurezza, di un cordino legato, fissato a questa imparatura attraverso un connettore, quindi sono i requisiti normativi che ci garantiscono la bontà dei sistemi che andiamo ad utilizzare. E questa è la norma che invece si riferisce ai punti di ancoraggio. È ovvio che il punto critico di questo sistema è il punto di ancoraggio, cioè devo individuare nella mia struttura, tra l'altro una struttura in legno, degli elementi fissati alla struttura che mi vadano a garantire la necessaria resistenza in caso ovviamente di caduta del lavoratore o in caso anche di semplice trattenuta del lavoratore dove il sistema non preveda la caduta. Ovviamente la resistenza di questi punti è una resistenza già codificata, anche lì esiste una norma tecnica di riferimento, la UNI N 795. Anche questa è una norma modificata di recente, è stata aggiornata nel 2012, ha modificato di molto, non sto qui a dirvi in quale modo, i requisiti di punti di ancoraggio utilizzabili nei sistemi anticaduta, e prevede in ogni caso varie tipologie, dalla tipologia A alla tipologia E. Quelle che noi abbiamo preso in considerazione ed abbiamo utilizzato ovviamente sono la tipologia A e la tipologia E. La tipologia A è un semplice dispositivo di ancoraggio, un singolo punto di ancoraggio, quindi un elemento singolo dove io mi vado a fissare, vado a agganciare il mio connettore dell'imparatura di sicurezza e che richiede ovviamente per lo spostamento alcune particolari tipologie di cordini che poi vedremo, o l'utilizzo di due elementi, di due cordini per impedire che ovviamente prima di sganciare il primo punto che non sia già ancorato al secondo punto, e le linee vita flessibili, quindi un cavo che mi consente poi di agganciare il mio sistema anticaduta. In realtà il tipo A è quello che vedete semplificato nelle prime tre immagini, quindi vedete un singolo elemento, quindi un vero e proprio ancoraggio singolo, e la linea vita, che forse la conosciamo tutti anche così, per sentito dire, è una vera e proprio elemento flessibile, solitamente realizzato attraverso un cavo di acciaio, che permette ovviamente di agganciarsi all'interno di un connettore e di muoversi scoprendo il connettore di questa linea vita. La scelta che è stata fatta nei nostri sistemi ha richiesto ovviamente tutta una serie di valutazioni. La valutazione più critica dell'utilizzo di questi sistemi è quella di cercare di garantire, come avevo accennato prima, che i lavoratori non siano esposti ad alcuni effetti ovviamente dannosi durante la caduta e, se possibile, come abbiamo detto, impedire proprio fisicamente la caduta dal luogo in quota. Parlo insieme di questi due in realtà effetti perché spesso ovviamente, garantendo che il sistema operi come sistema di trattenuta, si sopperisce anche ad altri effetti, uno dei quali, quello più noto, è l'effetto pendolo, cioè nel momento in cui noi ci troviamo ancorati a un singolo punto oppure alla parte estrema di una linea vita e ci muoviamo ovviamente andandoci a spostare, no, dalla verticale del nostro punto di ancoraggio, in questo senso, ove la normativa dice che l'effetto pendolo si manifesta, ma anche gli esperimenti tecnici, quando ci andiamo a disassare con meno di 15 gradi dalla verticale al punto di ancoraggio, in caso di caduta che cosa accade? Ovviamente che veniamo richiamati sulla verticale di quel punto e si produce quello che viene chiamato effetto pendolo, perché in realtà andiamo proprio a
pendolare nel vuoto. Qual è il rischio dell'effetto pendolo? Il rischio dell'effetto pendolo è che se nel tragitto del nostro pendolamento troviamo una struttura dell'edificio, questo ovviamente è un edificio tradizionale, l'urto può provocare gravi danni al nostro corpo, e l'effetto pendolo può, in realtà, se mal calcolato, anche se puoi dire fosse di basso, in realtà permettere al lavoratore di schiantarsi al suolo. Come si sopperisce all'effetto pendolo? In un modo abbastanza semplice. Vedete che quella linea gialla è la linea vita, questa qui. Se io mi vado a muovere verso l'estremità del tetto, quindi mi muovo verso l'angolo del tetto, in caso di caduta io ero richiamato sulla verticale e quindi subisco l'effetto pendolo. Se io sul tetto installo, vedete che crocette, quella rossa e quella blu, degli ulteriori punti di ancoraggio di classe A, cioè dei singoli ganci, e fornisco all'operatore un cordino che è più o meno la distanza di quel punto di ancoraggio dal limite della copertura, io interdico il movimento di quella lavoratore per quella circonferenza, quella più piccola che vedete all'interno, quella la circonferenza di diametro 2 metri, il cui centro è il singolo punto di ancoraggio. Quando io arrivo in prossimità di quel punto di ancoraggio, anche con un secondo cordino di lunghezza pari a 2 metri, non mi posso più muovere oltre ovviamente quella circonferenza, quindi ogni eventuale caduta viene addirittura interdetta. Quindi io non posso più cadere da quella superficie, e quindi questo sistema va a funzionare in realtà come un sistema di arresto della caduta, come un sistema anticaduta e non come un sistema di arresto della caduta. Fisicamente come è stato realizzato? È stato realizzato nel Solar Decathlon montando questi dispositivi di classe A, questo ha un nome del suo produttore, lo chiama Lux Top Corda, non facciamo pubblicità e quindi diciamo chi lo produce. La prossima volta chiediamo di sponsorizzarci, diremo anche chi lo produce. Comunque sono dei dispositivi che vengono, vedete, fissati, previsti, perché strutture in legno dal produttore, ve li faccio vedere nella realtà, eccoli qui, vanno montati sulla struttura, alcuni erano già stati montati preliminarmente, altri vengono montati poi successivamente, e consentono l'ancoraggio, quello che fuoriesce il cordino, la parte di ancoraggio nella parte portante della struttura, e permettono l'aggancio poi del sistema anticaduta. Per permettere ai lavoratori di muoversi lungo tutta quella superficie è stato utilizzato un dispositivo anticaduta particolare, che è un dispositivo di tipo guidato, quindi quella fune veniva ancorata, scorreva lungo tutta la pendenza del tetto, un dispositivo ovviamente può essere toccato, quel dispositivo veniva agganciato alla cintura di sicurezza del lavoratore. I punti critici dove sono? I punti critici sono all'esterno del tetto. Quando io mi muovo verso l'esterno del tetto, sono esposto in caso di caduta all'effetto pendolo. In prossimità della superficie, ovviamente, di caduta sui lati, erano disposti ulteriori elementi che con un cordino fisso permettevano a tutti i lavoratori di operare con un sistema che impediva totalmente la caduta, ed è quello che poi ha consentito ovviamente alla squadra italiana di poter operare sostituendo i ponteggi in realtà con un sistema che non era ovviamente un sistema di arresto della caduta, ma che interveniva completamente la caduta e quindi poteva essere considerato equivalente a un sistema di protezione collettiva. Finisco con tre immagini. Questo è quello che è stato pensato e immaginato a livello progettuale, il poco che mi è consentito per il tempo farvi vedere. Queste sono alcune soluzioni di altre nazioni che in realtà forse non avevano proprio ben immaginato cosa andassero ad operare. Questa è una via di mezzo, questo è un sistema, vedete, realizzato con una linea vita continua. La linea vita è certificata, nel senso che quel nastro giallo che voi vedete è un sistema, una linea flessibile di tipo C a norma UNIN 795, tutti i paesi europei utilizzavano e dovevano utilizzare ovviamente gli stessi riferimenti tecnici, però fissata, vedete, su un elemento di questo tipo, quindi un elemento abbastanza artigianale che
probabilmente, ma non so perché noi l'abbiamo chiesto personalmente, doveva garantire la sicurezza in base alla serie di calcoli, perché questo non è un elemento certificato, perché sono due elementi metallici uniti fra di loro da un'imburonatura, imburonati lo stesso poi a una parte strutturale dell'edificio. Poi c'era chi invece magari pensava di fare qualcosa e forse non l'ha fatta. Questo è sempre lo stesso sistema di prima, che richiedeva ovviamente l'utilizzo di una piattaforma di lavoro in montaggio, quindi non è stato immaginato già predisposto sull'edificio, quindi richiede un'attrezzatura complessa, una piattaforma di lavoro, per poter installare il sistema non essendo stato immaginato già a livello concettuale. E l'ultima immagine in realtà che invece presenta qualcosa di molto artigianale, di molto pericoloso. Questa è un'altra generazione che in realtà invece ha pensato di realizzare questo sistema in un modo veramente rischioso e veramente artigianale, bullonando in realtà un elemento ligneo alla struttura senza avere poi nessuna garanzia in caso di eventuali danni ai lavoratori. Questa è un pochino la differenza fondamentale tra immaginare la sicurezza in fase progettuale e invece trovarsi poi ad affrontare il problema in modo sicuramente artigianale, non avendo immaginato e progettato in precedenza cosa andare a realizzare. E in ultimo, consentitemelo, insomma, questo è un omaggio alla squadra italiana che, vuol dire, ha conquistato la vittoria, insomma, di fronte a una sorta di campionato mondiale che dimostra non soltanto la bontà progettuale, non soltanto la bontà di chi ha realizzato materialmente quest'opera, che lo ripeto pure, ma anche la bontà di tutto il processo che c'è stato a monte ai fini ovviamente di realizzare quest'opera in sicurezza. Io vi ringrazio. L'architetto Marco Colcerata ancora sta in commissione ai Vigili del Fuoco. Abbiamo cercato di anticipare quindi un intervento che tra l'altro calza perfettamente con quello dell'architetto Izzo, perché facciamo intervenire Norbert Hauck, che è l'ingegnere della Rubner, che è appunto diciamo l'azienda che ha vinto i mondiali di sostenibilità. Cioè, l'Italia quest'anno non è stata campione del mondo per il calcio, però lo è stata per altro, diciamo, molto molto più importante. Nel frattempo che loro caricano il lavoro, io ho il fiatone perché sto facendo le scale in continuazione, ci tengo a dirvi che verificate bene i dati, perché c'è stato un po' di caos insomma con le firme. Per qualsiasi dubbio, perché esistevano due liste, una quella inviata dall'Ordine degli Architetti con i 100 iscritti, quelli che sono riusciti ad iscriversi nei primi 100, perché le iscrizioni sono durate 5 ore, 5, con un tempo record. Per poter farli entrare molti di noi che ci tenevano, io sono andata personalmente all'ordine e ho preso l'impegno di creare un'altra lista. E cercate di capirmi, è un impegno abbastanza importante, perché significa assicurarmi che queste persone abbiano i crediti come ce li avranno gli altri iscritti tramite l'ordine. Mi è stato detto di sì, l'ordine è stato, ci ha dimostrato una grande apertura in questo, perché è difficile, no? Che riesca ad aprire ad altri posti. Quindi ci ha dato dei fogli, però ovviamente due liste parallele si è creato un po' il caos. Per qualsiasi dubbio vi prego, mandate una mail, prendete la brochurina, mandate e io personalmente verificherò i nomi, i cognomi, i codici fiscali, numero di iscrizione all'ordine, la città quindi alla quale appartiene l'ordine al quale siete iscritti, e risolviamo tranquillamente, perché questo file io ho tempo 10 giorni per consegnarlo all'Ordine degli Architetti di Roma, che presenta l'evento, e lo consegnerò una volta che sarà completo di tutti i vostri dati, di tutti, quindi sarà un file unico, più quello lì delle firme di questa mattina, quindi senza problemi. Se ci diamo una mano e collaboriamo, così come io mi sono impegnata tanto per far entrare gli altri, voi date una mano a me e risolviamo il problema, perché problema sicuramente non è. Troverete poi i crediti caricati sulla scrivania virtuale, visto che l'ordine ha attivato ormai questa procedura. Vediamo se è pronto. Può passare.
Benissimo, a dopo allora, così dopo andiamo in pausa pranzo per un'oretta, un po' meno di un'oretta, così alle 2:30 precise staccate siamo qui. Adesso per mezz'ora abbiamo questo intervento fondamentale. Grazie. Si sente anche da questo microfono? Come? Quello di prima funziona? Sì. Anche se in fretta e furia non ci siamo riusciti. Il mio nome è Norbert Brauch, faccio questo lavoro alla Rudner House. Si sente? Magari alzando un attimo. Non avete il microfono normale a mano? Ho sviluppato negli ultimi anni un sistema telaio alla Rudner, appunto siamo arrivati veramente a un punto dove questa soluzione delle sostenibilità, come abbiamo sentito stamattina anche Norbert Lanchner, effettivamente direi che è la parola all'ordine. Voglio iniziare con un slide che vi fa sentire un po' come noi viviamo e sentiamo il bene. Non c'è un il suono? Non c'è il suono? Non c'è il suono? Esperienza anche annusando, chi ricorda forse tavole di cimolo che veramente hanno un olio eterico che esce anche dopo 50-100 anni. Io personalmente ho un piccolo investimento in casa che è vecchio 100 anni e tuttora ha questa forte esenza, questa che veramente ti fa tirare uno spirito particolare. Così, proprio ad avvicinarsi. Sì. Si sente meglio? Sì, perché il gelato non la vede. Niente, per tornare ancora a Norbert Lanchner, che anche lui parlava della sostenibilità, appunto di un consumo enorme e di un'emissione di CO2 enorme che abbiamo al momento del pianeta. Se vediamo questa immagine qui, che è un ghiacciaio, che è vicino a casa nostra,
80 km che vedete sulla sinistra, il ghiacciaio dove arrivava nel 1900, 100 anni dopo non c'è più traccia di questo ghiacciaio. La neve si è ritirata fino a oltre 3.000 metri e questo con la quasi massima certezza deriva dall'emissione di CO2. E per questo penso che veramente, come ha detto anche Laura stamattina, l'edilizia è uno dei fattori abbastanza importanti in questa emissione, perché ognuno di noi può fare qualcosa appunto riducendo queste emissioni, costruendo in un modo diverso, pensandola in un modo diverso, perché i nostri boschi danno veramente molta legna per costruire case, senza che adesso andiamo a rovinare tutto il nostro bosco. Come vediamo qui, vedete che basta fare il giardinaggio giusto, cioè togliendo piante in mezzo al bosco, non tagliare tutta una superficie enorme, in modo che la luce può di nuovo entrare e la fotosintesi può funzionare. Anzi, se non lo facciamo, il bosco addirittura muore. Nei boschi, diciamo, alpini, che partono, per dire, da Aosta fino ad arrivare a Vienna, ogni 30 secondi cresce il quantitativo di legna per costruire una casa. Dunque, da quel punto di vista, effettivamente non c'è assolutamente da preoccuparsi. E tutti noi conosciamo il sistema della fotosintesi, cioè il CO2, che praticamente viene immagazzinato, il C e l'ossigeno praticamente viene immesso. In questo modo naturalmente ho anche un rapporto ottimo proprio per la costruzione nel distruggere addirittura il CO2, non solo di bloccarlo e non usarlo quando costruiscono. Infatti in questo modo si vede che costruendo una casa in legno addirittura si riduce il CO2, non è che non ne produce, ma proprio lo riduce. Infatti in un metro cubo di legno, una tonnellata meglio, vediamo che ci sono 0,8 tonnellate di CO2. Praticamente se io uso 10 tonnellate di legno, un metro cubo pesa circa 500 kg, ho immagazzinato 8 tonnellate di CO2. E questo è a parte che ho un'altra costruzione molto più valida e allo stesso tempo ho anche fatto questa riduzione. Infatti dopo alla fine vi farò vedere un breve calcolo di cosa effettivamente in modo pratico si riesce a ridurre. Infatti qui vediamo quanto si adopera di energia grigia, perché quello è il secondo problema che abbiamo, che usiamo troppa energia grigia per costruire proprio le strutture che noi facciamo. Vediamo che per fare una tonnellata di cemento adoperiamo 1000 kW, per l'alluminio naturalmente ancora molto più intenso 71, e per praticamente lavorare una tonnellata di legno 50 fino a 100 kg, cioè non c'è neanche proporzione qui con uno e l'altro. Per questo è importantissimo usare materiali che ricrescono, che appunto hanno questa dote veramente di immagazzinare CO2. Noi usiamo prevalentemente fibra di legno e sughero, solo questi due materiali. Nelle pareti e nel tetto non facciamo compromessi a usare altro tipo di materiale. Il materiale fantastico è il sughero, che noi lo usiamo prevalentemente per fare le. Questo è il sughero, come sapete, è la corteccia dell'albero, non è l'albero stesso, praticamente viene tolta solo la corteccia. Questa corteccia viene fatta a pezzi, poi viene riscaldata, evapora la resina, ma questa stessa resina viene ricolata. Questo vuol dire che alla fine ho un materiale che, come la corteccia prima sull'albero, con la stessa traspirabilità, praticamente fa da polmone. Se qui c'è più pressione, l'umidità può entrare, quando c'è meno può uscire di nuovo, senza essere ostacolato. Se qui avrei polistirolo al posto di questo materiale, l'umidità potrebbe entrare al massimo un po' nell'intonaco di 5 mm e uscire di nuovo. Questo naturalmente è un'oscillazione molto veloce che fa uno stress alla parete, non da far traspirare, formazione di mucche e altre cose, ma soprattutto entro 25-30 anni questa pellicola che sta sul polistirolo si toglie. Per questo materiale di questo tipo, che costa all'inizio qualcosa in più, però quando durano poco, durano, vi avrei detto, tre volte la vita di appunto
un rapporto in politica. E la corteccia stessa dopo 10 anni mi cresce, cioè non è che io non taglio neanche l'albero da quel punto di vista, anche come anche il suo è un materiale veramente da quel punto di vista molto molto ecologico. Ma non lo vediamo solo perché è molto ecologico, ma anche perché ci dà un'ottima resistenza contro il caldo. Quando noi costruiamo casa, che costruiamo quasi sempre da Milano in giù, cioè dove fa caldo, Roma poi molto più caldo ancora, e lì è molto più importante che la casa resista al caldo che al freddo, perché è un grande valore, può essere interessante ad Amburgo, al Brennero, in Scandinavia, ma in Italia è molto più importante la protezione dal caldo, perché voi adoperate molta più corrente, molta più energia per raffreddare la casa che non per riscaldarla. Questa casa l'abbiamo fatta vicino a Bari, non è un fotomontaggio, il duro è effettivamente lì davanti a questa casa di legno. Questo per far vedere che anche al sud costruiamo moltissime case. Infatti abbiamo fatto una casa con una parete di questo tipo, con questo sughero, per far capire che effettivamente c'è questo ritardo di surriscaldamento. L'abbiamo fatto assieme a Nova Planchner ormai già qualche anno fa, abbiamo messo 1 metro cubo di ghiaccio in mezzo a questa casetta, costruita con una parete di questo tipo, e poi è stato chiuso tutto. Questo è in piena piazza a Milano, a Firenze, a Bolzano, e vicino è stato messo 1 metro cubo di ghiaccio all'aperto. Dopo 3-4 giorni di quel 1 metro cubo di ghiaccio all'aperto non c'era più traccia. Dopo 3 settimane, e si faceva una scommessa, la gente dovrebbe indovinare quanto di questo ghiaccio rimaneva ancora nella casetta sotto il pieno sole in estate. Infatti è rimasto quasi l'80%, e questo vuol dire che effettivamente il ritardo per il surriscaldamento è veramente efficace. Infatti, se vedete questa parete, qui abbiamo 18 ore di riscaldamento, questo è quasi esagerato, vuol dire che se voi all'esterno della parete alle 8 di mattina avete più 60 gradi, solo dopo 18 ore, vuol dire alle 2 di notte, avete una reazione di 1 grado all'interno della parete, e questo naturalmente è quello che è maggiormente importante in posti molto caldi, dove il valore U quando è 0,20, 0,18 abbiamo fatto più che abbastanza, però questo valore, quando guardate i valori, chiedete prima di questo valore che del valore U. Io ho detto 14 euro che sono il giusto, 18 è già un po' esagerato. Questo effettivamente è quello che in estate ci fa risparmiare corrente. Se ricordate quando era quell'estate normalmente calda all'inizio degli anni 2000, quando bisognava staccare la corrente zona per zona perché si adoperava talmente tanta energia elettrica per raffreddare gli edifici. Questo con un giusto ombreggiamento su case fatte con materiali naturali come la corteccia o la bimba di legno non è così. Se la stessa parete fosse fatta con polistirolo e con bimba di legno e con da minerale, questo tempo sarebbe 8 ore. Stasamente le 8 ore, le 8 di mattina, alle 4 di pomeriggio hai già questo effetto, e allora naturalmente hai questo problema che tutti dicono, appunto queste pareti leggere non vengono al caldo. Non vengono perché non sono stati usati i materiali giusti. Chiaramente il polistirolo e la lana minerale costano meno, però non hanno questa resa. Il conforto abitativo in una casa di legno naturalmente anche è particolare, la gente che costruisce casa in legno, io personalmente in casa mia 25 anni, quando stai dentro in questa casa ti sembra che qualcosa è diverso, però non capisci cosa effettivamente è diverso, però stai meglio, forse anche lui è già capitato. Il motivo è molto semplice, se noi vediamo questa stratigrafia e vediamo che qui abbiamo 20 gradi di temperatura dell'aria e la parete stessa a 19,5, vuol dire che c'è solo 0,5 grado di differenza tra l'aria e la parete. Se questa fosse una parete normale minerale, la temperatura forse sarebbe di 15 gradi. Questo vuol dire che io sto qui e come la stufa è aria caldo, questa parete mi fa sentire che è più freddo di là e mi irradia freddo. Dunque io non sento 20 gradi, sento forse 17, 18. Dunque per sentire 20 gradi devo aumentare l'aria tanto di quanto mi manca dai 15 a 20 gradi, cioè a 25 gradi, e allora la stessa sensazione. Invece in una casa in legno non c'è questa situazione perché la velocità di emissione è molto molto minore.
il valore blu di questa questione è proprio anche il blu economico, che la temperatura appunto sentita è quella della superficie più quella dell'aria diviso 2, praticamente 15 più 25 fa 20. Però quello che vi voglio dire, qui abbiamo un effetto enorme. Ogni grado che noi alziamo l'aria sopra i 20 gradi ci costa il 6% più di energia, non considerando le distrazioni che abbiamo comunque su tutte le parti. Tanto per fare un esempio, i nostri vecchi, almeno dalle nostre parti, costruivano le case in pietra, proprio pietra, con un valore di isolamento pessimo. E cosa facevano? Nella stanza dove abitavano, mettevano all'interno una tavola di 2 cm. Che ricopriva la stanza, e in quella stanza non sentivo più il freddo e le distrazioni erano le stesse, solo che queste pietre non mi irradiavano questa, come la stufa calda, questo freddo, e per questo stavo meglio. Cioè quello proprio è un po' il trucco di questa velocità di emissione che hanno appunto questi materiali. L'importante naturalmente quando si costruisce una casa, diciamo, dove la sostenibilità è importante, non solo l'energia grigia, appunto il consumo stesso, ma proprio anche l'architettura è importante. Ho potuto fare con Matteo Tun 15 anni fa una bellissima esperienza, la Heidi, forse qualcuno di voi la conosce, che abbiamo costruito, dove appunto i guadagni solari d'inverno e appunto l'alloggiamento d'estate. Sicuramente qualcuno di voi ha già visto questa casa, che l'abbiamo anche pubblicizzata parecchio, davanti completamente aperti verso il sole, in modo che l'inverno quando il sole è basso entra e la casa stessa verso nord, dove ha molta più distrazione, si riduce e non c'è dunque la superficie di distrazione. Questo è importantissimo, fare questi ragionamenti, e possibilmente verso nord nessuna finestra e verso est e ovest poca, così già come progetto, e non far troppe uscite per non aumentare inutilmente le linee di distrazione. Cioè che questo rapporto S-W è il migliore possibile. Lì possiamo già noi come progettisti intervenire parecchio. E se vedete quanto sforzo ha fatto Matteo Tullianti, e devo dire che anch'io come tecnico me lo sognavo, ma non pensavo che aveva il coraggio, perché ogni bravo architetto dice senza sforzi prego, quella è la cosa migliore. Però se vedete questo sforzo, il sole in estate quando è alto fa ombra e dunque non si riscalda la casa, e nell'inverno quando è basso entra, e senza aria, senza pannelli fotovoltaici, solari, mi dà subito questa energia e gratuitamente. Per quello l'alloggiamento, soprattutto dalle vostre parti, è indispensabile, perché altrimenti costruisco una casa super performante e ho il problema che però una volta che in estate mi capita che la surriscaldo anche non si raffredda più. Però se la raffreddo e se la ombreggio bene, all'interno devo solo più raffreddare l'aria, non le pareti, e quello lo faccio con veramente pochissima energia. E anche qui ogni kilowatt, cioè ogni energia più ecologica è quella proprio non consumata. Dunque l'involucro è importantissimo, e appunto la situazione dell'ombreggiamento, dell'architettura solare, tutte queste cose assieme portano veramente a case che fanno quasi a zero come consumo e hanno un ottimo confort. Quello che è la cosa direi principalmente importante, perché la casa deve essere a disposizione dell'inquilino, non l'inquilino a disposizione della casa. Per quello anche spesso esageriamo forse con tecnologie troppo sofisticate. Io personalmente avevo una sala caldaia che l'ho cambiata perché ho messo pelle. Poi mi hanno messo un sistema domotico per tutto il controllo, super efficace. Prima mia moglie o mia figlia andavano in cantina, attaccavano, staccavano, tutto funzionava. Oggi neanche io più so spesso come attaccare e staccare e tutto. Per quello direi la cosa più importante è veramente l'involucro, con cose fatte in modo naturale. In quel modo hai già fatto l'80% dello schema. E poi se avanzano soldi, senz'altro si possono fare anche queste. Un altro vantaggio, direi una cosa veramente molto molto importante, è la prefabbricazione, che col legno si può portare a un punto veramente molto molto performante e che è molto avanzato. Vi faccio vedere come noi costruiamo normalmente una casa, praticamente prima viene progettata in ufficio, fino all'ultimo dettaglio, poi tutto viene portato su delle macchine a controllo numerico che da prese, tamponamenti, ristagli, praticamente preparano tutto. Addirittura inseriamo anche i tubi vuoti
delle pareti, dove dopo, sempre in stabilimento, ci mettiamo anche i cavi, così ogni parete è già preinstallata elettricamente, mettiamo l'intonaco, la rete, quello che non mettiamo è l'intonachino finale, quello si fa alla fine. Finestre, scuretti, lavoggibili, sempre lavoggibile con fissazione all'esterno in modo da non fare punto termico. Davanzali in pietra, cioè la casa si presenta come una casa tradizionale. E all'interno delle pareti naturalmente anche l'impianto sanitario che è già preparato. Qui vedete l'elettricista che lui infila i cavi nelle pareti, così arriva una parete, arriva l'altra, vengono collegate, la terza, la quarta, quando quattro pareti sono unite si può dire che già l'impianto elettrico funziona. E questo naturalmente riduce molto il tempo sul cantiere. Molti di voi saranno direttori lavori, voi sanno che in cantiere se non ci sei non sempre le cose vanno come si pensa. Grandi vetrate già completamente finite che devono solo più essere installate, poi tutto viene caricato su dei camion a portata direi da trasporti eccezionali. L'importante è che abbiamo una situazione di trasporto che sia abbastanza agibile. Si può fare anche con elicotteri e altre cose, però diciamo che arrivare almeno con un camion che anzi quello sarebbe indispensabile. Arriviamo al primo giorno, questa è una casa che vi faccio vedere che montiamo che è a 150 più 150 metri quasi, primo giorno della mattina, arrivano le pareti, questa parete non è ancora una casa perché questa casa è stata rivestita poi di legno completamente. Primo giorno si parte per quel primo piano, ecco, vedete, primo giorno della sera si arriva fino al primo solaio. Se adesso piove si potrebbe là sotto lavorare, coprire la struttura e andare avanti. In questo caso non ha piovuto e siamo andati avanti. Il piano sopra, vedete qui che addirittura l'inserimento a parete è già installato, come anche le prese, tutto quanto, in modo che dopo sia veramente veloce. Arriviamo al secondo giorno, stasera, che praticamente 150 più 150 metri quadri con impianto elettrico funzionante sono finiti. Anche qui si potrebbe adesso coprire, se il tempo non lo permette, e a lavorare sotto. In questo caso siamo andati avanti con 5 elementi molto grandi, anche per stabilità di vita, abbiamo coperto la struttura. Una volta fatto questo, si entra all'interno e si finisce. Qui vedete una parete di installazione, potete bene vedere il cassone, lo sciacquo del bagno, la doccia, il collettore, il supporto per il PC, tutto quanto è già installato. Anche qui l'idraulico rimane forse una giornata per fare le scariche in maniera e tutto quanto è già programmato in modo che non si lascia niente a caso, questo è importante. Si montano con soffitti, gli scalamenti che possono essere di vario tipo, pavimento, radiatore, come abbiamo visto prima, parete, intonaco, in questo caso appunto questo rivestimento, l'esterno in legno, e questo è il risultato finale, dopo 6 settimane. Penso che, vista anche la casa, anche architettonicamente molto bella, individuale, e qui c'è da dire che tutte le nostre case sono progetti individuali, c'è cioè un ingegnere, un architetto, un geometra le progetta e noi le esecutiamo, le facciamo. In fondo noi siamo come un'impresa, solo che non lavoriamo con mattoni e malta, ma con legno, tutta lì la differenza. Appunto, questo direi che, adesso non voglio che ci partiamo più di tanto, però con le nostre officine che abbiamo vicino a Bolzano, siamo gli unici in Italia che riescono a portare una prefabbricazione di questo tipo e naturalmente poi anche la qualità sul posto. Perché se pensiamo quanto costa la manodopera oramai, che quasi non ce la possiamo più permettere, se vediamo appunto nel 1950 che era ancora un 20%, nel 1970 un 40% del prodotto e adesso siamo a 60% e arriveremo al punto che non potremo più permetterci di costruire se facciamo tutto sul posto, con appunto anche problemi di qualità che abbiamo. Per questo penso che il tempo effettivamente maturo di pensare diversamente. Una volta si facevano i fabbricati in cemento, ma penso che siamo tutti d'accordo che quello, a parte l'ecologia, è una cosa anche poco umana. Un mercato molto interessante sono gli ampliamenti e le sopraelevazioni.
E ultimamente abbiamo veramente visto che col piano casa si può fare molto, ma anche in città, e facciamo dei lavori direi molto molto interessanti. Siamo veloci con il sistema che facciamo, poco rumore e anche si è molto preciso. Quindi questi tre punti veramente sono il punto, la carta vincente quando appunto si fa strutture di questo tipo. Io ho fatto un ampliamento vicino a Modena laterale, che vedete la parte marrone è stata aggiunta, se ricordo bene, in 2 settimane. Qui c'erano 2 appartamenti che vedete, uno al piano terra e uno al primo piano, e la stessa cosa poi all'interno è possibile in questo modo. Questo è un lavoro molto interessante, è un albergo che non poteva fermarsi, qui sotto c'era il ristorante, qui sotto il proprietario voleva fare l'appartamento per la figlia. In 4 settimane, se ricordo bene, con impianti e tutto quanto, abbiamo realizzato questa parte sopra, che è circa di 180 metri quadri, senza che nessun ospite non ha potuto mangiare sotto e che sia stato interrotto un attimo anche solo l'attività dell'albergo. Qui si vede un'altra pista. Lavoro interessante, ricordo anziani sul lago di Iseo, 850 metri, e gli inquilini naturalmente non si poteva portare la signora Rossi a 80 anni in un altro posto, c'erano, se ricordo bene, 100 inquilini sotto. Abbiamo ampliato questa parte in 8 settimane, facendo pochissimo rumore e proprio avendo il massimo rispetto per le persone sotto, e devo dire che era un risultato che anche proprio gli inquilini stessi, nonostante la loro età, hanno detto che questo sarebbe veramente una cosa da fare in futuro, anche quando loro non saranno più in questa cosa. Infatti adesso abbiamo ricevuto un secondo ordine proprio lì vicino dello stesso gestore di fare un lavoro di questo tipo. Voi mi chiederete come facciamo, perché spesso abbiamo delle situazioni dove non si capisce cosa c'è sotto, la statica, non si conosce, le strutture sono vecchie. Normalmente, se tutto è chiaro, noi praticamente voi togliete la parte sopra fino al solaio e si lisce tutto quanto. Questo però poche volte è possibile. Quando si conoscono 2 o 3 appoggi lineari, preferiamo appunto spessolare questi appoggi e metterci sopra un solettone, coprirlo, torniamo a casa, facciamo le pareti e veniamo dopo 2 settimane e piazziamo su tutto. Ma anche questi appoggi lineari non sempre sono possibili, alle volte siano solo appoggi puntuali. Allora, usando delle travi, per esempio anche lì, infilandoli dentro dei solettoni, come in questo caso, con 6 punti d'appoggio certi, si riesce a fare un lavoro del genere. Infatti su quel ricordo di anziani, c'era una palazzina a scheletro dove su ogni 6 metri c'erano degli appoggi, allora abbiamo dovuto costruire le pareti come fossero delle travi, e così si riusciva a fare leggere, veloci, comunque anche il peso stesso che grava di sopra è molto minore. Un'altra situazione vicino a Volcano, dove vedete la casa gemella col tetto grigio, antracite, vecchia, la parte nuova, che abbiamo costruito un appartamento per la famiglia sopra, e i genitori sono rimasti a abitare sopra, anche qui tempo 3-4 settimane, quando normalmente per cose del genere, quando è poco, se lo per 4 mesi. Qui la vedete dall'altra parte, si vede effettivamente che il risultato è notevole, anzi direi che architettonicamente è rivalutata, ma possiamo anche con l'elicottero 3-4 volte l'anno. Se dopo abbiamo ancora tempo avrei un piccolo filmato di 3 minuti dove si vede una ristrutturazione fatta proprio con l'elicottero. Mi sa che non c'è più nessuno. No, adesso funziona, ok? Funziona, grazie. Principalmente noi costruiamo con 4 sistemi di costruzione. Il primo è la casa a tronchi, tipica, dove appunto vengono sovrapposti dei tronchi e all'interno viene posato un isolamento, sempre in fibra di legno. La cosa inversa, e devo dire che questa qui al centro sud viene usata moltissimo, è la casa bianca, la chiamiamo, sempre questi tronchi sopra posti e all'esterno messo un cappotto termico,
ottima protezione dal caldo e anche molto veloce nella sua esecuzione. Diciamo il nostro cavallo da battaglia un po' è questa parete a traliccio con appunto il cappotto termico in sughero riempita con fibra di legno, dove arriviamo a valori di 0,14 circa. E c'è da dire che il sistema a traliccio in Europa, dove veramente vengono costruite molte case in legno, è il più usato. All'80% Scandinavia, Norvegia, ma anche Germania usa quasi esclusivamente il traliccio, perché si può prefabbricare molto molto di più le pareti che non con Xam o altre pareti. Abbiamo anche noi un sistema in legno massiccio tipo Xam, conoscete probabilmente voi, però questo sistema qui, eventualmente chi si interessa attraverso il nostro sito, praticamente sono due tronchi da 6 cm collegati con solo chiavicole di legno, non ci sono chiodi e non c'è colla, perché l'Xlan sono 5 tavole incollate con 4 strati di colla, che direi che non è proprio il massimo, e soprattutto non è molto duttile, non è molto elastico come appunto può essere un telaio oppure questa costruzione. Comunque questo è un sistema molto interessante, se avete occasione ve lo posso anche dopo spiegare e mostrare meglio. Comunque è la Mercedes tra le pareti, anche questo bisogna ammetterci effettivamente. Poi già adesso arriviamo sulla sicurezza, che per dalle vostre parti è la cosa più importante, il terremoto. E lì sia la casa in tronchi che la casa a telaio sono super elastiche, perché alla fine quando si ha una forza del terremoto è la massa per l'accelerazione. L'accelerazione è sempre la stessa, quella che il terremoto provoca. Se invece ho un legno che ha la forza, cioè la massa 1, per dire, il cemento che ha la massa di 4 volte tanto, naturalmente ho delle forze che sono 4 volte più grosse che gravano su questo edificio in cemento. E questo appunto è proprio il motivo, anche perché, a parte la duttilità, che le costruzioni di legno sono molto molto più sicure. Infatti domani vado all'Aquila, dove costruiamo ogni mese 2-3 case, proprio per questo motivo. E vedete qui appunto anche queste le connessioni, in quel caso se ho un chiodo che, o una pinta che collega, piuttosto si storge quella, ma la parte di legno rimane integra. Abbiamo fatto una prova in tutto gamma, vediamo se riesce a far partire il filmato, dove siamo arrivati fino all'8 di magnitudo e la casa non ha avuto assolutamente nessun danno. Non parte, ma comunque dopo vi faccio vedere un'altra cosa interessante. Comunque avere una magnitudo di 8 su una casa di 4 di 3 piani è una roba che sopra cadono gli armadi, cade tutto, cioè è una cosa veramente impressionante. Non abbiamo avuto nessun danno sulla struttura finché abbiamo tolto dalle parti sotto un 40-50% delle pareti, in modo da indebolirle e controventarle molto meno, quindi si sono aperte piccole crepe, ma distanti a migliaia da un crollo. Invece qui è successo un crollo, questo è a Medolla, in Emilia, dove c'è stato il terremoto 4 anni fa, se non vado errato, dove io ho costruito nel 93 una casa. Questo signore dopo il terremoto ci chiama e dice: sentite, dovete venire subito perché da me non si aprono più le porte interne, deve essere successo qualcosa, forato una parete o qualcosa. Siamo andati lì naturalmente subito. Cosa abbiamo trovato? Che sono caduti scaffali, armadi per la forza del terremoto. L'unica cosa che è successa a questa casa è che è caduto il comignolo, perché quello effettivamente è pesante e dunque è molto rigido, in questo modo naturalmente cola. Come se prendo un pugno in pancia e rimango rigido, lo sento molto molto di più, come se sono duttile e lo prendo. Questa in fondo è un po' la differenza tra il peso e appunto questa estrema duttilità, perché ho mille piccoli punti che portano via questa forza e la disinfano e la portano nel cattivo. Questo in fondo è il trucco, perché case, diciamo, in legno, soprattutto a telaio e in tronchi, hanno questa enorme elasticità. Alcune referenze, case che abbiamo fatto negli ultimi anni, che abbiamo fatto migliaia. Questa è una bellissima casa solare di Como, un po' sulla falsariga della Heidi. Vedete dietro l'atrio e l'inguratura. Una casa che ho fatto a Bari, casa Clima, vicino al mio Olivo. Anche questo non è un fotomontaggio, è costruita veramente lì, una casa vicino alle nostre parti, un po' fuori strada, ma l'architetto lo voleva in questo modo, così almeno nessuno poteva
i pilastri. Il cliente mi ha detto, ma io lui era, lavorava a mano, le cose che era muto, non voglio avere questo, la faccia in muratura perché veramente non è il caso. E dopo ci abbiamo pensato e ripensato ed effettivamente alla fine l'abbiamo fatta e siamo riusciti, devo dire, da allora spesso facciamo misti di questo tipo che naturalmente per certe zone sono anche molto originali. Una casa molto moderna, una casa anche qui in Tronchi, fatta a Mucci, vicino a Bari, anche questa. Visto legno in tonso, Padova, una casa che è cemento. Qui il balcone è in cemento, vedete, si può fare anche degli imbrighi, non per forza si deve fare solo le cose, diciamo, solo legno, no? Cioè le possibilità sono molte. Ma molto interessante per il futuro, sicuramente saranno molti piani. Li avevamo già fatti alcuni, questo è a 7 piani a Trieste e questo vicino a Jesolo a 6 piani. Soprattutto per la social housing, penso che in futuro questo sarà un mercato che sarà molto interessante. Infatti in Norvegia e Svezia esistono case a 8 piani con ascensore in legno senza fare alcun problema. Infatti, facendo tutte queste migliaia di case, abbiamo anche con più di 50 anni, si vede che sono diventato non pelato ma bianco. Non perché non mi piace il lavoro, ma perché penso che sia la natura, come se vediamo questa casa, era la prima che l'hanno fatta 50 anni fa, e questo è lo ufficio che abbiamo al momento. Sto terminando. Questa casa, questo nostro ufficio è circa grande 2000 metri quadri, che qui pagate circa 20 appartamenti. È una casa oro, casa gold, che consuma 7 kWh al metro quadrato all'anno. A Chienes, a meno di sigari. Se questo lo dividiamo per il consumo, che sarebbe per ogni appartamento, sarebbero meno di 100 euro, ma non per una macchina. E qui penso che se torniamo a questo live che abbiamo iniziato, possiamo veramente con questi consumi ridotti e con queste emissioni di CO2 ridotte fare veramente molto. Stamattina Nova Francia aveva fatto vedere delle crociere che portano il gasolio, per far capire ancora meglio quanto consumava veramente al giorno. Queste sono autocisterne lunghe 20 metri. In meno di 5 giorni queste autocisterne farebbero il giro dell'equatore, che sono 40.000 km, vuol dire 300 km all'ora. Voi siete qui adesso da 4 ore, sarebbero 1200 km, cioè dalla Sicilia fino al Brennero. Tanto per rendersi l'idea di quanto effettivamente consumiamo e dunque quanto CO2 emettiamo. L'ultima slide, ma secondo me la più significativa, un paragone tra una casa in legno e una casa in muratura. Quanto si consuma di energia primaria per costruirla e anche quanto immagazzina il CO2 il legno quando viene costruito. La casa in muratura adopera circa 300 tonnellate di CO2 equivalente per casa. La casa in legno ha un minus, cioè ha un conto in più di banca di 35 tonnellate. Questo vuol dire che tutto sommato abbiamo 66 tonnellate di buono nella casa in legno. Questo sarebbe paragonabile a una Golf che gira 15 anni facendo 45.000 km all'anno. E qui veramente si capisce cosa facciamo per l'ambiente, ma anche per noi quando sentiamo come sono appunto le situazioni ambientali, ma anche per lo spreco proprio di energia che, come diceva Alberto stamattina, costerà talmente tanto che a un certo punto non potremo più permetterci di riscaldare le case, perché quei pezzi li fanno altri, non noi. E se ne consumiamo poco, l'aumento di poco comunque è poco. Per questo vi ringrazio, coraggio per nuove esperienze e coraggio. Se volete nella pausa vi faccio andare il filmato di questo montaggio con il ricordo. Sì. Bene, considerate che iniziamo alle 2:30, quindi 2:20 qui, per cui andate a pranzo, rimanete, fate quello che volete. Alle 2:30 iniziamo la seconda parte dedicata di più alle aziende e comunque anche all'acciaio. A dopo. Un modello
radio, meine ich, aber das letzte Mal geklaut haben, muss ich extrem aufpassen. Also.